Sì, pronto? Ciao Francesco, sono Sì, Marco. ciao. Una cosa sola, è una riflessione che facevo a proposito della Chiesa cattolica e della intolleranza alle altre religioni, Sì. no? E, io so che nel Nuovo Testamento, almeno nei Vangeli, c'è una frase scritta così, che tra l'altro per 4 anni che ho fatto il collegio l'ho vista scritta sopra la porta della chiesa, della cappella privata dei preti, perché oltre ad avere la chiesa per i seminaristi c'era anche una. E sopra c'era scritto: Io sono la via, la verità e la vita. Sì. Ora, quando uno, almeno come l'ho letto io per 4 anni, ho un prete che oltre a tutta la scuola fa anche 5 anni di teologia, continua a leggere nei suoi testi sacri una cosa del genere. Ma come vuoi che sia pronto ad accettare un'altra Non realtà può, religiosa? non può. Non può assolutamente, perché se è vero quello che è scritto. Io credo che anche il buon Gesù Cristo dovrebbe avere No, il buon Gesù Cristo non era buono. per dirsela, insomma, o questa se l'hanno inventata, perché io penso che probabilmente se la sono inventata di sana pianta, no? Come si Se sono non inventate inventate, Gesù Cristo, come Francesco? se sono inventate anche Gesù Cristo, di conseguenza non è un Sì, ecco, problema. per cui dico, se frasi del genere alla fine, oltre che fare un servizio alla verità, mettono, Ma la verità non esiste. beh, a parte quello. Ma mettono sempre più in difficoltà i rapporti tra le persone che bene o male devono vivere tutti quanti sulla sta terra, insomma, con diritti e con doveri, no? Voglio dire, non si dimostra ancora una volta l'inutilità e la dannosità e la pericolosità di certe religioni. Io credo all'unica religione, che ho sentito parlare del buddismo, dove veramente c'è il massimo della tolleranza, della Beh, democrazia. non è mica detto, sai, eh. No, no, ma senti, la religione per essere veramente valida, secondo me deve essere innocua. Dal momento che io, per esempio, come cristiano, dicevano, ho fatto parte e sono responsabile di crociate, sono responsabile della Santissima e famigerata Inquisizione, sono responsabile di una lotta durata 2000 anni a suon di scomuniche, di eresie e di nemici che poi venivano perseguitati Ma anche dalla. Marco, posso farti una domanda? Dimmi, dimmi. Ecco, vorrei farti una domanda che è un piccolo trabocchetto. Allora, tu sai benissimo cosa è stato fatto contro i catari e gli albigesi, Sì. Nel senso cosa è stato fatto, appunto, sono state fatte crociate in Sì, Europa, massacrati proprio, li hanno sterminati completamente. sterminati. Come mai la Chiesa Cattolica non ha fatto altrettanto con gli ebrei, che sarebbe stato più facile? Perché? Come mai? Cioè, ad esempio, hanno fatto delle crociate, hanno Sai mandato. cosa penso? Che dentro alla Chiesa Cattolica probabilmente c'è sempre stato un po' di tutto. Credo che ci siano delle correnti che hanno odiato e perseguitato gli ebrei, E perché gli ma anche altre correnti come. albigesi e i catari così? Perché Beh, odiati così? Cioè, in fondo sono stati odiati gli albigesi e i catari più degli ebrei? sì, Hanno hanno. annientato un popolo? Cioè, io penso che se nel Medioevo, anche dopo, avesse fatto un programma per uccidere tutti quanti gli ebrei, la Chiesa Cattolica non avrebbe trovato la resistenza che ha trovato contro i catari e gli albigesi. Beh, guarda, io credo che l'odio profondo della Chiesa nutrito verso certe popolazioni, certe ideologie o certe anche dottrine Ma guarda, sia ma sempre stato, Francesco, quando veniva attaccata sul piano dei costumi. Cioè, per esempio, i catari, credo, si ritenevano i puri, predicavano la scusa, povertà. ma sì, ma cosa, ma tanto per Il dire anche, comunismo, per ma esempio, anche, non accettava la ma anche i povertà. luterani hanno fatto guerre con i cristiani eppure non li hanno cancellati. Perché? Ecco, non ho mai affrontato questo argomento, No, forse tu che lo visto sai, che magari. visto, no, ma io, è una domanda appunto provocatoria, cioè nel senso che visto che tu sei sempre attaccato a questo Sì, discorso no, ma cristiano. guarda che gli ebrei li hanno odiati, tanto è vero che probabilmente l'Olocausto è stato anche un frutto di Sì, ma questo io ti odio, no? chiedo, cioè, quello che la Chiesa ha fatto, quello che la Chiesa Cattolica ha fatto con gli albigesi e i catari, non poteva farlo anche con gli ebrei. Beh, ma gli ebrei li adoperavano anche per dare a loro i soldi e praticare l'usura e poi magari Ma dietro scusa, agli non, interessi c'era la scusa, Chiesa che era quella lì. i templari non facevano la stessa cosa? Cioè, Probabilmente sì, ma non i so. templari non avevano un sacco di soldi, non gestivano soldi, pure non erano ebrei, erano cristiani. Probabilmente creavano dei sottopoteri, delle massonerie in certo senso, tra virgolette, che Ma forse la scusa, Chiesa non riusciva. ma anche i templari li hanno fatti fuori tutti. Cioè, Sì, li hanno basta fatti pensare fuori. che Jacques de Molay, invece che di bruciarlo a rogo, l'hanno bruciato con le bronze, come si dice. Sì, Cioè, perché, gratinati. esatto, perché bruciasse più lentamente e soffrisse di più. No, Cioè, la storia della Chiesa è questa. Io ma mi scusa, domando. ma perché? Ma perché? Tu che sei così attento in No, no, teologia e magari storia della Chiesa, non li posso no, sapere, ti ripeto. perché scusa, una roba così violenta contro i catari, contro gli albigesi e non contro gli ebrei?
contro gli ebrei, beh, ma sono stati perseguitati, perché non mi direi mica che metterli nei ghetti eccetera era insomma un accettarli o condividere magari. Però, dal punto di vista religioso, scusa, potevano benissimo, come ha fatto con gli albigesi, ucciderli tutti. Poteva sterminarli probabilmente. E perché non l'ha fatto? Sicuramente io credo che hanno sarebbe stato anche più facile fare fuori gli ebrei che gli albigesi di Qatar. Ma c'è una fratellanza, no? In termini religiosi. Ma anche i Qatari e gli albigesi erano cristiani. È vero anche questa, ma... Cioè, non è che fossero musulmani, adesso, eh? Non è che fossero musulmani o che fossero atei o fossero topagani, erano cristiani. Eppure li hanno fatti fuori tutti, hanno ucciso un intero popolo, cioè nel senso che hanno fatto deserto in lingua d'oca. Francesco? Io ho la risposta. Te la faccio in maniera provocatoria a te, che cosa deve essere... Visto che me l'hai così, sarei curioso anche di saperla. Ma tu sei così teologo, conosci così bene la storia della Chiesa, non ti sei mai posto questa domanda, perché i Qatari, gli albigesi sì e gli ebrei no? Cioè, anche perché dico, gli ebrei non avevano eserciti come i Qatari e gli albigesi. Gli ebrei non hanno combattuto come i Qatari e gli albigesi. Eppure i Qatari e gli albigesi, a costo di fare una crociata contro di loro, li hanno annientati tutti, li hanno tutti ammazzati, non è rimasto più nessuno. E tieni conto che gli albigesi avevano un sostegno popolare, invece gli ebrei, tutta la popolazione li odiava. Eppure era più facile far fuori gli ebrei che i Qatari. Eppure hanno fatto fuori i Qatari, che era più difficile. Perché? Eppure i Qatari erano cristiani. Sicuramente c'era un interesse, non credo, religioso, forse più pratico, più materiale, come dici tu. No, scusa, gli albigesi Qatari tra l'altro erano poveri, cioè nel senso che avevano una vocazione alla povertà, e poi erano cristiani, al contrario degli ebrei che bene o male trafficavano con l'usura, con i soldi. Non lo so. Tu che sei così attento alla storia della Chiesa, visto che tu hai sempre questo accento. Ho sempre lavorato nel mio orticello, e il mio orticello è molto piccolo, quindi non vado a guardare di là. È un orticello cristiano. Sì, cioè, Madonna. Cioè, di conseguenza, cioè, tu ascolti anche Radio Maria e così via. Cioè, E allora io ti chiedo, tu che sei così cristiano, ti sei mai posto questo problema, ma perché i Qatari e i BGC fatti fuori tutti e gli ebrei no? Eppure gli ebrei erano costati dei cilio. Eppure forse perché secondo me non mettevano in non attaccavano la Chiesa, non la odiavano dal punto di vista della riconoscevano alla Chiesa il potere temporale, la richiesta. No, non potere, solo. Penso. Io, ad esempio, ho letto dei documenti, ad esempio, dell'Inquisizione, ad esempio, negli stati spagnoli del Sud America, e le pratiche che venivano attribuite adesso ai satanisti venivano attribuite agli ebrei. Sì, sì. Cioè, sì. Nel senso che poi tieni conto che c'era l'accusa di deicidio. Eppure non li hanno fatti fuori con i Qatari e albigesi. Non gli sarà andata bene, se no probabilmente li avrebbero fatti fuori, perché un nemico vale l'altro. No? Ma sì, no, ma i Qatari avevano un esercito, hanno combattuto, avevano delle fortezze. Gli ebrei avevano solo i ghetti, sarebbe stato più facile, più veloce far fuori gli ebrei. Non conveniva probabilmente, Francesco, non lo so, dai, te lo dico. Io voglio insistere, perché visto che tu sei un attento studioso di tematiche cristiane, ascolti i messori, leggi i messori, che spara tutte le sue cavolate storie. Sant'Agostino. Esatto, perché non mi dai una risposta del genere? Non lo so. Probabilmente ti devo mandare a settembre. No, è il monoteismo di fondo che secondo me è la radice. Perché vedo adesso, per esempio, che la Chiesa non avrebbe nessuna difficoltà a avvicinare i rapporti, per esempio, con gli ebrei l'ha già fatto, e anche con i musulmani. Sì. Il Papa è andato a pregare in una moschea, no? E tu vedi che c'è un atteggiamento, secondo me, insomma, di convalida fra queste religioni, no? In un certo senso si sostengono. Sì. Forse in qualche modo questa è sempre stata anche il riconoscimento che la Chiesa ha avuto per gli ebrei. Naturalmente so che per esempio nella Spagna cattolicissima, a un certo punto, insomma, quando non è stato più bene i cattolici, hanno detto andate via, è stata un'altra diaspora anche da là, no? In Spagna hanno cacciato via anche i gesuiti, se per quello. Però so che li hanno perseguitati anche con l'Inquisizione, gli ebrei, li costringevano a convertirsi, no? Sì. A fare quel famoso ripudio della loro religione, anche se poi gli ebrei naturalmente ritornavano alle loro pratiche, allora venivano riperseguitati, eccetera. Non lo so, Francesco, probabilmente tu hai centrato. Sì, mi tocca rimandarti a settembre in storia. Sì. Accetto di essere rimandato, perché studiare queste cose mi piacciono, quindi mi fai anche un piacere. Va bene, allora per giovedì prossimo aspetto la tua risposta. No, me la dai tu, perché adesso mi hai incuriosito. Io aspetto la tua risposta. La voglio sapere, perché sennò non la trovo neanche. Poi mi fai studiare magari in un
non studio la pagina giusta e allora ho studiato per... Beh, almeno invece di leggere Sant'Agostino, leggi la storia che è più importante, insomma. Ah, lo fai per castigarmi, lo fai per... allora sì, dai, lo accetto come castigo, dai, come ripetizione. Benissimo. Ah, ecco, tutto va qua. Bene. Comunque, ecco, spero che adesso Santa, chi è la Santa dell'India? La criminale, sì, Madre Teresa di Calcutta. Ecco, no, volevo dire solo una cosa. Il miracolo credo che sia l'ingiustizia più grande che può fare la divinità, perché la divinità è di tutti, e guarire uno e non guarire tutti quelli che hanno bisogno di essere guariti solo perché la divinità ha bisogno di dimostrare che è la divinità, credo che sia un controsenso in parole e anche in fatti. Ciao. Ciao. Sì, ecco, appunto, il discorso del miracolo cristiano non esiste, cioè nel senso che la potenzialità che ogni individuo ha nel momento in cui sfugge al dominio del monoteismo sono enormi, cioè nel senso che la nostra psiche, il nostro corpo hanno delle potenzialità enormi. D'altronde la magia questo lo sa, ed è soltanto rafforzando il nostro essere, il nostro intento, le nostre capacità, le nostre emozioni, soltanto vivendo le cose che a noi piacciono ci permette di affrontare questo. Ricordate che appunto il monoteismo ha cancellato migliaia di anni di medicina, ma perché l'ha fatto? Perché potesse raccontare che anche una semplice cosa era un miracolo. Ma ricordiamo sempre che la materia ha delle potenzialità enormi, cioè già ci sono, esistono trasmissioni qui in questa radio in cui dicono chiaramente che esistono una serie di conoscenze che le medicine ufficiali, la scienza ufficiale non ammette, però ricordiamo che la potenzialità della psiche, la potenzialità del cervello è incredibile. Nel momento in cui noi persone riusciamo a entrare in contatto con questo, possiamo fare quello che i monoteisti chiamano miracolo. I miracoli potrebbero essere di più se noi non avessimo avuto 2000 anni di condizionamento cristiano e monoteista, se noi in questi 2000 anni avessimo sviluppato la nostra natura, le nostre capacità, le nostre intenzioni, la nostra psiche, il nostro corpo, sicuramente noi staremmo meglio, perché a mio avviso il monoteismo è anche un problema sanitario, è anche proprio un problema fisico. Il monoteismo stesso mette in una condizione le persone di essere malate, il fatto stesso di caricarsi di pensieri cupi, di vivere nella sofferenza, il fatto stesso di avere di fronte agli occhi quella schifosa immagine di Gesù Cristo crocifisso, implica fornire una forma figurata, una forma immediata di adeguamento alla malattia. Ma perché vi siete mai chiesti dal punto di vista artistico è così bello e significativo, ad esempio, le statue della pagane o antiche o di scultura classica, in cui c'è la raffigurazione del corpo, di un corpo bellissimo, favoloso, incredibile, invidiabile. Quelle fornivano proprio dei modelli alla nostra psiche e quelle davano dei benefici, perché ricordiamo sempre che l'immagine è anche terapeutica e anche curativa. L'immagine offre sempre un qualcosa, una profondità, offre sempre uno spazio, offre sempre una dimensione in cui noi possiamo ottenere qualcosa. Ricordate sempre che le immagini sono sempre benefiche, sono immagini che sono positive, ma certo quando ci si presenta agli occhi delle persone quell'immagine schifosa del Gesù Cristo crocifisso, in cui si viene a esaltare un criminale come Gesù Cristo, che se è veramente esistito è stato bene che sia finito in croce, crocifisso, anzi dovevano crocifiggerlo da prima se fosse mai esistito. Nel momento in cui si insiste così tanto sul corpo di Cristo martoriato, sul sangue di Cristo, sul cuore di Cristo e su altre amenità del genere, significa che forniamo alla nostra vista, alla nostra psiche, delle immagini malate. Sì, pronto? 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 Sì, sei in diretta, parla. Scusa, ma dove sei andato a studiare te? Scusa, che fa fare che discorsi lì? Beh, io sono ragioniere, perché? Sì? Sì. Io dovrei studiare, notte 10 anni, fai che discussi. Ah, io fa pena, proprio la radio fa pena. Ah. Con te c'è Gigi, Franco e Dutrizia, puoi dare, sento come cuinare. Sì, tu dove vai te? Dove vuoi andare, scusa? Vai, tu dove vai? Dove vuoi andare? Vergogna te, fai che discussi. Vabbè, e tu cosa vuoi fare? Quanto ti vergogna fare questi discorsi? Ma no, tutto qua. Vedete, io l'ho sentito parlare a questa povera persona, perché questa era una dedica. Un'ascoltatrice mi ha detto appunto: ma perché non fai parlare più spesso i monoteisti, i cristiani che si arrabbiano? E questa era una dedica praticamente all'ascoltatrice che venerdì sera all'assemblea degli speaker mi ha chiesto questo. Ma rendetevi conto che di fronte a delle affermazioni questi sono capaci solo di insultare le persone, sono solo capaci di dire ma tu questo non devi farlo o non devi dirlo. Ma loro cos'è che offrono? Ti dicono, ti invitano solo al silenzio. Loro, qual è la loro capacità di espressione? È nulla praticamente. Sì, pronto? Pronto? Sì. Buongiorno.
Sì, dì, sto signore qua, si era fatto la dottrina, se è una dottrina cristiana. Sì, sicuramente sei andato. Anche degli... mi sono andato. E la prima bugia della dottrina cristiana, che è 6 anni, che sono andato in mica parlare di Adamo ed Eva, proprio proibito. Signore, casa mia era tutta una tabù, che non si poteva dire niente, era solo chiesa e comunione. Sono arrivato a 19 anni, che ero moroso, che ancora che credeva, e neanche non mi vergogno. Sì, no, ma... credeva pomo. Perché? Perché devi vergognarti? È la tua vita? Anni fa sono diventata nonna con una bambina di 6 anni che viene in casa piangendo una sera. E io, cos'hai? Sai, sono andata alla dottrina, ha detto, siccome questa te ha paura della morte, non devi nominare la morte. E io, sai, ho detto, nonna, cosa hai detto che ti piangi? Lo sai, mi ha detto la maestra, ha detto che per colpa di Adamo ed Eva noi moriamo. Criminale. Perché hanno mangiato il frutto proibito? Sì, era anche serpente in mezzo. Ho detto, sì, guarda che ti ha contato dei baiotti grossi. Ho detto, mettite vedi da tua maestra, ti dici che mia nonna, quella che mi ha contato ieri è sempre bugia. Se vuoi, fermo insieme, andiamo insieme che spieghiamo. Cosa che vuol dire? Cosa non andare a dire i butei, poveretti? Esatto. Se testa era i gatti di fregarmi i fiori, invece di fregarmi i nevoti, mentre i pronipoti. E ancora siamo io questo pomo da Adamo ed Eva, che il porco canchi ti porta, sempre che adesso i sei intelligenti, sì. Baucai fuori, ma a me si vuole andare a dottrina. E qui che mi insegna a dire le prime bugie, se non ha l'età per sapere certe cose, se fate manco dirglielo. Sì. Perché mi vuole domandare una mamma, ti porti un buteo a 3 anni a scuola prima elementare? No, prima fa l'asilo. E primo, secondo, te all'anno a volta, e dopo, se mamma anche cresce mentalità e cresce scuola. Ti non ti puoi mandare all'asilo, mandarlo a scuola insieme, perché è un passo troppo alto. Allora, se una roba non sei in capacità di spiegarla, si aspetta che non venga a ordinare il dottore, neanche il padre eterno, ti dica il pomo d'amo e deve, sì. Puoi aspettare. Esatto. No, sì. Allora, mi vengo incassato in una maniera che io dico, guarda, e dopo un tocco sulla mia casa, e devo spiegare, era mi ho riservato a mio nuoro, che mi dico la verità a Butea. Sì, lo sai, guido, quando si sposano, si fanno l'amore, Adamo ed Eva, si sposa, si fa l'amore e nasce un bambino, con la mamma e il papà. E loro, il Gesù, invece di dire, io ho intenduto di dire queste robe qua, mi fanno andare a capire te, queste robe, ti da intendere del pomo, no, ho capito tutto, ho detto, dopo un anno, e mica ho spiegato come che sei robe, signora. Ha fatto così benissimo. Fare. Brava. Qui io sei che dice. Sì, hai ragione. Così cresce con quel sistema, almeno sa cosa che vuol dire. Sì. Così che adesso guarda grande sa anche che chi ha contato i baiotti. E sto qua fuori, tu sei una dottrina, domanda che se mi insegna anche io. Perché io non ci fai tutti che stai bastonare qua. Saluti. Grazie, questa ascoltatrice è veramente in gamba e gli va riconosciuta una capacità notevole. Sarebbe da augurare che tutti quanti i bambini avessero delle nonne così, perché veramente se avessimo delle nonne con questa capacità, con questa volontà, con questa forza, sicuramente i bambini vivrebbero meglio. E facciamo gli auguri a questa nonna e auguriamoci che tutti i bambini possano avere delle nonne così. Sì, pronto? Pronto? Sì, pronto. Salve, sono Fabio, chiamo da Padova. Sì. Niente, io ho ascoltato, io ascolto spesso Radiogramma 5, sì. E già 2 o 3 volte che sento la vostra, sì, trasmissione. Niente, io voglio dire, sono monoteista e non per questo, comunque non ho gli occhi, non ho gli occhi con le cataratte, le cose le vedo sempre da molte parti. A proposito del discorso dei catari, era esclusivamente un discorso non religioso ma politico. Loro riconoscevano il potere temporaneo della Chiesa e quindi i cattolici e insieme i vari eserciti francesi e italiani sono andati a conquistare delle terre esclusivamente per motivi politici. Assolutamente. Tutto quello che era... Assolutamente no, mi dispiace. Era soltanto un discorso di contorno. Insomma, no. Era solo un discorso religioso. Scusa, anche gli ebrei non riconoscevano il potere temporale della Chiesa, eppure non sono stati distrutti come i catari e gli albigesi. Era solo un problema religioso. E vedo che neanche tu lo sai affrontare, cioè nel senso che tu hai bisogno di trovare delle giustificazioni politiche per dire l'hanno fatto per motivi politici. In realtà non servono motivi politici, c'erano solo motivi religiosi. D'altronde, no, l'unico motivo di affrontare questo problema all'interno per un monoteista è sempre la distruzione e la cancellazione, è sempre la morte e la violenza. Assolutamente non credo, perché in qualunque testo lei religioso legga, che sia cattolico, che sia musulmano, che sia buddista o che sia Confucio o altri religiosi,
bisogna, le cose bisogna saperle interpretare. No, no, beh, no, 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 assolutamente le cose, ecco, come stanno. Quindi, se le persone le vogliono interpretare. Se ti dico che la mattina si alza il sole, non devi interpretarlo, lo devi solo vedere e percepire. Se dico che la notte c'è la luna, non sai interpretarla, basta osservarla. No, no, io dico una cosa. Se il Vangelo, adesso facciamo conto del Vangelo, perché è quello che conosco di più, dice che tutti gli uomini sono uguali. No, dopo quando mai lo scrive il Vangelo? Assolutamente, assolutamente. Lo scrive. No, non lo scrive, cioè nel senso che stai raccontando una menzogna, stai raccontando una palla, non dire bugie, per favore, dai, sei sincero, non cercare di ingannare come fanno i cristiani da 2000 anni a questa parte, dai, cerca di essere sincero con te stesso. Cosa è successo 1000 anni fa, quando la gente si ammazzava, e si ammazzavano anche quando c'erano i politeisti, perché i romani, assolutamente, i greci, ammazzavano, anche facevano sacrifici umani. No, dove sacrifici umani? Gli unici che fanno sacrifici umani sono i cristiani. Ma dove hai mai visto sacrifici umani? I sacrifici umani li fanno soltanto i cristiani monoteisti. In Perù hanno ammazzato tanti i bambini portandolo su per le montagne, che metà parte. Quelli non erano pagani, quelli erano delle popolazioni che avevano i loro riti. Non erano pagani. Assolutamente no. I druidi che andavano a ammazzare. Questa è una palla. Sì, i druidi è una palla enorme, è una menzogna. Gli unici che sono capaci di chiedere Abramo e Isacco è il Dio che dice: se tu mi vuoi bene, uccidi tuo figlio. E sto disgraziato va a uccidere il proprio figlio. Gli unici che fanno sacrifici umani, con la volontà di fare sacrifici umani, di annientare le persone, sono i cristiani. No, guardi, penso soltanto che le cose bisogna sapere interpretare. No, le cose non vanno interpretate, le cose sono così come sono. Qualcuno, anche dai papi, soprattutto dei papi, che hanno interpretato queste cose qui per tenere la gente nell'ignoranza, questo è un altro discorso. Ma i papi rappresentano Dio, scusa, Sì, ma non vuol dire niente che rappresentano Dio. Cosa non vuol dire Dio? Sono infallibili, scusa. Io posso commettere degli errori, ma loro rappresentano Dio. Non c'entra niente questo, la gente si sposava, ma per i papi si sposava per interessi, ma questi non erano. Ma no, assolutamente, scusa, sono i vicari di Cristo. E come Cristo è criminale, i vicari di Cristo sono dei criminali. Criminale, adesso no. Come no? Scusa. No, ma cosa c'entra Cristo criminale? Cristo è criminale, scusa, Cristo ha insegnato soltanto a essere criminali, a essere criminali, a commettere violenza contro la vita, contro l'esistenza. No, chi va all'imitazione di Cristo, chi è cristiano, ripete soltanto la criminalità di Cristo. Io non vedo dove Cristo sia criminale. Ma come no? Cristo è criminale. Per fratelli, che bisogna rispettare i bambini. Quando mai Cristo ha detto di rispettare i bambini? Ha detto soltanto: venite bambini, venite a me. Questo venite a me, sì, così vi posso benissimo condizionare, sottomettere, vi posso benissimo fregare. Non ha detto ai bambini: dobbiamo insegnare i bambini a crescere, a essere in gamba, ad essere diventati degli uomini. No, devono soltanto venire a me perché io li possa convertire. Non penso che faccia del male. Cristo fa male, cavolo, Cristo fa male. Già il fatto che quando noi diciamo il termine Cristo abbiamo a che fare con immagine negativa. Prima aveva detto che di lasciare più parlare anche la gente. Sì. Secondo me le cose bisogna sapere leggere e sapere interpretare. L'interpretazione non c'è assolutamente. Se poi le cose vengono interpretate dalla gente soltanto per i propri fini, ma no. Come hanno fatto molti papi. Scusa, o molti 20 ricchi. Milioni di persone bruciate sul rogo, se le puoi interpretare o devi ammettere che sono nati 20 milioni di roghi? Persone, scusi, ma se queste 20 persone sono bruciate 20 milioni, che erano, che comandavano. Non c'entra niente la religione. Come no? L'hanno fatto perché un Cristo gli ordinava di fare questo. Quando mai i romani, i greci hanno fatto una cosa del genere? Io sono cattolico e non credo che i papi lì fossero molto cattolici. Come no, non fossero cattolici? Non esiste una continuità, scusa, la Chiesa cattolica, non esiste una continuità da Gesù Cristo a questo Papa. Non c'è mai stata nessuna interruzione. Scusa, se sono infallibili. Vengono eletti soltanto per interesse politico, ma non sono interesse politico. C'è l'interesse politico nell'essere criminale, perché logicamente il cristianesimo implica anche una dimensione criminale, tutto quanto qua. Anch'io credo al potere dell'albero, al potere di un tramonto, o al beneficio. Di cosa hai bisogno? Hai bisogno di Gesù Cristo, hai bisogno di Dio, hai bisogno del Papa per questo? Cosa? Se tu credi nel tramonto, credi in qualcos'altro, hai bisogno del Papa per questo? No, io non ho bisogno del Papa. Io non ho hai bisogno di Cristo, hai bisogno della Bibbia? No, io non ho bisogno neanche della Bibbia. Però io quando leggo il Vangelo o leggo la Bibbia,
le cose bisogna sapere interpretare. No, no, assolutamente, perché tu li interpreti quando ti fa comodo, quando ti fa comodo, no, tu li vai a interpretare. Quando sono letterali, scusa, i 10 comandamenti sono 10 comandamenti, devono essere eseguiti, non vanno interpretati. Di conseguenza, quando tu c'è in difficoltà con la Bibbia, lavori sull'interpretazione, lavori appunto sull'interpretazione bassa. Cioè, l'interpretazione è un concetto molto elastico che ti permette di pararti i problemi. Scusi, gli ebrei stessi, il sabato non bisogna lavorare. Eppure vanno in giro a ammazzare gente in Palestina anche a sabato. Come vuol dire questo? Che la gente usa esclusivamente le cose soltanto per i propri benefici, ma con questo non significa che bisogna comunque avere gli occhi chiusi e non guardare le cose anche con la propria, testa. Io, secondo me, quello che sta dicendo lei, molte parti ha ragione, altre parti secondo me no. Ma è la mia idea, come lei è sua, le sue idee, non che ha... ti ho chiamato per farle cambiare idea. No, ma il discorso è questo qua. Il concetto dell'interpretazione per voi cristiani è un concetto molto elastico, che quando vi parate quel problema sarà stato labile molti anni fa, come ha detto appena una cosa triste, che parlava del discorso di Adamo ed Eva, ma adesso le cose, io penso che grazie anche alla cultura e il sapere anche confrontarsi con altre persone, anche da altri popoli e da altre regioni, questo porta sì che la gente un po' alla volta cerca di svegliarsi. Sì, ma la gente si sveglia con la propria energia, con la propria indipendenza, ma se fosse per cristiani sarebbero sempre sottomessi. Io penso a chi vuole essere sottomesso, perché gli fa comodo essere anche sottomesso. No, assolutamente, perché il cristianesimo è soltanto volontà di sottomissione e basta. No, certo. Secondo me nel cristianesimo c'è sottomissione, c'è stata sottomissione. No, ma c'è ancora adesso. C'è anche voglia di vivere, c'è anche voglia ma di dove? Aiutare. Dove? C'è molta gente che si dà da fare in Africa. Sì, come Madre Teresa di Calcutta, vero. Sì, vero. Anche la Madre Teresa di Calcutta, mi pare che abbia dato la sua vita. Assolutamente, sì, per fregare gli altri l'ha messa. Cioè, per fregare gli altri, per far soffrire gli altri. Ma non penso che Madre Teresa qualcuno si sia arricchita. Allora, se tu ti leggi un libro della Minimum Fax, la posizione delle missionarie, troverai decine di informazioni sui comportamenti che ha avuto Madre Teresa di Calcutta. Io voglio ricordare che quando il comune di Chicago regalò un palazzo alla Madre Teresa di Calcutta, gli chiese solo una cosa: di fare gli ascensori per gli handicappati. Lei rifiutò la donazione, va bene? Sì. Perché ha detto che gli handicappati dovevano soffrire. E questo, esistono documenti, se ti leggi Minimum Fax, casa editrice, la posizione del missionario, vedrai questo. Quando un truffatore americano rubò i fondi pensione a 37.000 persone, Madre Teresa di Calcutta scrisse al tribunale di non condannare questa persona perché era un bravo cristiano e aveva separato contributi a Madre Teresa di Calcutta. C'è anche la fotocopia della lettera, se guardi, ti interessa. Sicuramente, io questo non lo so, non posso dire niente. No, leggi il libro e avrai tutte le informazioni. Ha fatto così? Ha sbagliato, io lo so, io sono il primo che dico. Sì, che ma lei ha fatto così, non per sua follia, per imitazione di Cristo, per imitazione di quello che il cristianesimo insegna, quello di depredare, di sottomettere gli altri. Perché ad esempio, Madre Teresa di Calcutta, una volta andò a visitare un malato di cancro in fase terminale e gli disse: la tua sofferenza ti avvicina a Dio e ti fa simile a Cristo. E lui gli rispose: digli a Cristo di smettere. Perché Madre Teresa di Calcutta voleva questo. Esistono prove che nei conventi di Madre Teresa di Calcutta suore sono morte per la polmonite, perché bisognava affidarsi alla provvidenza. Ma io penso che in quei livelli lì in India, se c'era qualcuno che poteva perlomeno allevare la morte di queste persone e farle morire... No! Assolutamente! Li portavano lì, perché nel momento in cui morivano potevano essere battezzati. Gli interessava soltanto farli soffrire come Cristo, a immagine di Cristo, e gli interessava solo battezzare. Io ho letto dei libri di Madre Teresa, ho visto anche dei film, dei documentari. Sono film tutti quanti fatti per propaganda, per fare cassa. In India non c'era assolutamente niente per i poveri. Come no, non c'era niente per i poveri? Soprattutto in quegli anni lì non c'era assolutamente niente. No, questo no. Assolutamente esistevano le strutture. Certo che c'era un interesse politico a utilizzare Madre Teresa di Calcutta, perché basta pensare a quello che ha fatto Madre Teresa di Calcutta per opporsi alle campagne demografiche, perché noi sappiamo che quando ci sono troppi figli in paesi poveri si crea povertà, e lei si è sempre opposta a tutte le campagne per il controllo demografico. Perché? Perché logicamente gli faceva aver comodo dei bambini abbandonati, dei bambini malnutrienti, per chiedere i soldi dei paesi ricchi. Io penso che in un paese di 500 milioni di abitanti trovare dei bambini abbandonati, trovare meno bambini abbandonati sia proprio una chimera.
Va bene, ma si può cominciare o no? Si può cominciare? Se possiamo evitare di creare 10 disgraziati, facciamo almeno che ci siano 10 disgraziati in meno. Perché non vedo perché dobbiamo creare sofferenza. Invece a lei non gli interessava avere sempre i poveri. La sofferenza poi è una cosa molto personale. C'è chi la vive come un qualcosa da dover affrontare, c'è chi non la vuole neanche trovare. Ma certo, la sofferenza non è mai una cosa piacevole. La sofferenza non è mai piacevole. Io ho visto morire della gente malata di cancro, assolutamente sono stato il primo che ho parlato con il dottore per il discorso della morfina, però con questo non è che se il dottore... Sì, ma rendi conto che in Italia esistono delle leggi che sono problematiche, per esempio per curare la sofferenza dei malati, perché la volontà cattolica dice che devono morire con sofferenza. La volontà cattolica, me le ripeto come prima, la volontà cattolica, non so, in Arabia Saudita c'è la volontà musulmana, esclusivamente un motivo e una scusa per tenere la gente perché il monoteismo è questo, è Cristo che insegna a sottomettere le persone. Tutto il monoteismo insegna la sottomissione. Il monoteismo insegna. Ma la tragica culta lei ha nella buona volontà anche, magari. Ma non è stata mai in buona fede, non ha mai avuto buona volontà, assolutamente. Mai. È stata una buona cristiana, questo sì, ma essere buoni cristiani significa essere di buoni criminali, come caso di Madre Teresa di Calcutta. Io non penso proprio che essere una buona cristiana, io guardi, sono cattolico, io magari penso di essere anche per certe volte di sinistra, e queste cose non si combattono, però nessuno può dirmi che non sono un buono. Sì, ma tu puoi essere in buona fede, però logicamente tu fai parte del gregge, il tuo buon bastone ti porta al macello. No, il tuo buon pastore, guarda, tu scegli di essere un gregge, ma nel gregge le pecore vengono portate dove vuole il pastore, e il pastore le porta sempre al macello. Ma perché c'è un interesse ben preciso? Ma perché, scusa, se Gesù Cristo è stato il buon pastore? Vabbè, sta attento, ho già sforato, ti ringrazio per aver chiamato, casomai sono ancora in trasmissione dalle 7 alle 8, richiama, dai. Sì, va bene? Ciao. Chiudo qui proprio perché ho già sforato. Chiedo scusa a chi mi segue, ma purtroppo ho voluto tenere l'ascoltatore in trasmissione perché le tematiche erano interessanti e di conseguenza spero che richiami. Vi saluto, ciao a tutti.